Ciao e ben trovato sul canale Il Segreto del Samadhi. L'Eagle è una guida con delle istruzioni chiave che, se interpretate nel modo corretto, ti permettono di capire i vari stimoli esterni della vita che ti conducono ad azioni positive. In questo video, attraverso una storia, imparerai una di queste lezioni. Buon ascolto! Molto tempo fa, un guru viveva nel suo ashram in riva al mare. Ogni sera, in spiaggia, osservava con grande attenzione i falchi che volavano. Un giorno anche i suoi allievi si misero ad imitarlo e uno di loro chiese: «Perché ti metti a fissare questi uccelli quotidianamente?» Lui rispose: «Se vuoi diventare qualcosa nella vita, devi comportarti come un falco. Non essere mai un pappagallo, perché parla molto ma non può mai volare alto, mentre un falco è sempre calmo e ha anche la capacità di toccare il cielo». Oggi vi racconterò 8 cose della vita del falco che ogni uomo dovrebbe sapere. La prima lezione è la concentrazione. Ogni volta che il falco deve cacciare, fissa la preda e monitora attentamente tutti i suoi movimenti. Tutto ciò che può essere utile al lavoro del cacciatore viene fatto, mentre il resto viene ignorato. Quindi, invece di sprecare le nostre energie su 10 obiettivi diversi, dovremmo concentrarci solo su uno. La seconda lezione è allontanarsi dalle persone con mentalità ristretta. Il falco vola sempre in alto e da solo. Noi possiamo fare lo stesso, oppure stare in compagnia, ma solo con altri individui che abbiano una grande mente, perché il tipo di persone che frequentiamo ci influenza. La terza lezione è quella di superare i propri limiti. Quando il tempo è sfavorevole, ogni uccello vola al suo nido o trova un posto dove nascondersi, ma il falco non fa altrettanto. Cerca invece di infrangere i propri limiti e di volare sopra le nuvole finché il tempo non cambia. Raggiunge il suo traguardo perché non si fa prendere dal panico quando si trova in difficoltà. Affronta tutto con un atteggiamento positivo, invece di evitare il problema. La quarta lezione è di uscire dalla propria zona di comfort. Il falco non mette mai nel suo nido pagliuzze d'erba morbide, e quelle che lo diventano vengono gettate via. In questo modo i suoi figli non diventano pigri e sono incentivati ad imparare a volare e a cacciare il prima possibile. Noi umani vogliamo raggiungere grandi obiettivi, ma spesso non siamo disposti a rinunciare al comfort. Facciamo di tutto per riempire la casa e la nostra vita con cose che ci semplificano l'esistenza. Ma dove c'è comodità assicurata, non c'è crescita. La quinta lezione è essere impavidi. Il falco non si lascia mai intimidire dalle dimensioni o dalla forza della sua preda, né si arrende di fronte ad essa, ma combatte fino all'ultimo e cerca di farne la sua vittima. Le persone di maggior successo al mondo sono anche quelle più impavide. Non hanno mai paura dei problemi, ma li affrontano. La sesta lezione è mai pensare al passato. Il falco non caccia prede morte, quindi non dovremmo trascorrere l'esistenza pensando ai nostri successi e fallimenti del passato, perché è un tempo morto. Dobbiamo invece concentrarci sul presente. La settima lezione è quella di avere coraggio di fare le cose da soli. Il falco caccia sempre in solitaria. Se la compagnia infonde coraggio, lo può anche togliere. Chi va per conto proprio verso il suo obiettivo, difficilmente troverà qualcun altro che è più audace di lui. L'ottava lezione è quella di non scappare dal dolore. Il falco vive per circa 70 anni, ma entro i 40 il suo corpo diventa vecchio e rende il volo difficile. In una situazione del genere ha solo due opzioni: o muore di fame, diventando preda di un altro animale, oppure passa attraverso un processo molto doloroso per poi diventare di nuovo forte.
Ovviamente la seconda scelta è quella preferibile. Per questo va su una montagna solitaria dove si taglia tutte le ali, rompe i suoi artigli e il becco. In questo stato si nasconde dagli altri animali fino a quando ali, artigli e becco ricrescono. Questo ci insegna che quando arriva il momento dobbiamo abbandonare alcune delle nostre vecchie abitudini per ottenere qualcosa di nuovo. Con queste parole il maestro concluse la storia. Da questo racconto puoi fare tuoi i suoi insegnamenti e imitare le caratteristiche del falco. E tu, ne hai già qualcuna? Scrivilo nei commenti e lascia un mi piace. Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Buddha ti benedice.